Buongiorno, stamattina l'amministrazione comunale stipulerà quattro contratti individuali di lavoro a tempo determinato con diciamo, i soggetti precari che erano utilizzati dal nostro ente. Tutto questo, diciamo, è stato reso possibile da una serie di circostanze. Innanzitutto, c'è stato emanato un decreto interministeriale che appunto dava la possibilità agli enti pubblici della Regione Calabria di presentare domande per la contrattualizzazione dei lavoratori inseriti nel bacino LPU. LSU. Il comune di Bova Marina, avendo quattro unità lavorative rientranti nel predetto bacino, ha presentato la domanda al Ministero, domanda che è stata accolta e il Ministero ha dato un finanziamento, ha concesso un finanziamento di 46.000 euro, 0,46,18. A seguito di questa comunicazione è sopraggiunta anche una nota della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, con cui la Regione appunto si impegnava a corrispondere, a diciamo, aggiungere altre risorse affinché si potesse arrivare ad un contratto anziché di 6 mesi a 36 ore settimanali, così come era previsto dal decreto ministeriale, a 26 ore settimanali, ma bensì per 12 mesi. Questo perché l'obiettivo della regione è quello di arrivare alla stabilizzazione di questi lavoratori. Per arrivare alla stabilizzazione occorre che i suddetti lavoratori abbiano dei contratti annuali per 3 anni, 2015, 2016 e 2017, in modo tale che, ai sensi di una legge dello Stato, poi nel 2019 scatta l'obbligo per la pubblica amministrazione di stabilizzarli a tempo indeterminato. C'è stata anche una riunione a Lamezia il 27 dicembre, organizzata dalla Regione Calabria e dal Presidente Oliverio e dall'ANCI Calabria, dove sono stati dati alcuni chiarimenti e quindi a seguito anche di questa riunione abbiamo predisposto i contratti individuali di lavoro a tempo determinato a 26 ore settimanali che stipuleremo stamattina e poi trasmetteremo così come previsto al Ministero del Lavoro. Come amministrazione siamo soddisfatti, è un piccolo passo, ma tanti piccoli passi poi fanno un grande passo. Siamo soddisfatti perché il lavoro, così come la cultura, sono al centro della nostra azione amministrativa sin dal giorno dell'insediamento, in quanto riteniamo che il lavoro sia la vera emergenza che c'è in Italia, ma soprattutto in Calabria e nel nostro paese, nel nostro territorio, è proprio il lavoro, o meglio, la mancanza di lavoro. Per cui un risultato come questo, anche se riguarda soltanto quattro unità lavorative, è importante perché sta comunque a sottolineare l'attenzione dell'amministrazione rispetto a questo tipo di problematica e comunque diciamo, l'amministrazione metterà in campo tutte le iniziative, tutte le azioni necessarie per creare altre opportunità lavorative per i giovani e i cittadini bovesi e accogliere tutte le opportunità che ci saranno in futuro.